Amici ascoltatori, ben trovati, radio e radiovisione insieme, ancora per Radio Vaticana con voi, in questo mercoledì. Vi ricordo, intorno alle nove l'udienza del Papa, la seguiremo in radio, in diretta dall'Aula Paolo VI, ma oggi parliamo delle periferie umane delle grandi città. Noi siamo a Roma, trasmettiamo da Roma e lo facciamo con l'ospite di questa mattina, Lucia Ercoli, medico, direttore. Scientifico dell'Istituto di Medicina Solidale, responsabile dell'Osservatorio per le persone di età minore in condizione di vulnerabilità, fonte di Ismaele. Dottoressa, grazie per essere con noi in Radiovisione su Radio Vaticana Vaticaniosa. Grazie a voi per avermi accolto. Noi iniziamo, amici ascoltatori, questa nostra riflessione di qualche minuto sulla periferia urbana di Roma, ma Roma è una città universale come voi sapete, può essere presa ad esempio delle periferie di tantissime grandi città italiane ed europee andiamo a vedere però in particolare quello che sta succedendo a Roma andiamo sulla cronaca di Roma del messaggero dopo i morti a Pantano e Corviale, che sono per chi non è romano delle zone, dei quartieri periferici di Roma a Roma si spara ancora è stato ferito un diciassettenne e il tempo nella cronaca di Roma, Torna la legge delle armi nella capitale italiana. E allora io sono titoli pesanti, dottoressa Ercoli. Le chiedo che cosa sta succedendo nelle periferie romane. Lei vive la periferia romana anche da un punto di vista di assistenza solidale per quanto riguarda la solidarietà con alcuni ambulatori proprio in zone, diciamo, di disagio profondo romano. Che cosa succede? Ma si sta manifestando quello che volutamente è stato creato perché se io abbandono nell'attenzione, negli interventi e nel sostegno e nella conoscenza le aree più deprivate, chiaramente i ragazzi fanno da cartina tornasole di questo disagio. Noi da vent'anni siamo impegnati nelle periferie, soprattutto nella periferia di Torbella Monaca, dove abbiamo iniziato la nostra attività. Con l'allora parroco attualmente Cardinal Paolo Lo Iudice, e andavamo a cercarli ragazzi, quelli che non si vedono neanche nelle strade e sono confinati in eh, condizioni diciamo, di disagio abitativo dove manca qualsiasi tipo di sostegno, io parlo degli insediamenti anomali, parlo dei palazzi occupati, parlo di tutto quello che è eh, la, quello che noi chiamiamo la periferia nascosta di Roma, città metropolitana e in realtà secondo me dietro c'è eh, un problema ancora più serio che è quello della Totale disattenzione eh, del, della, diciamo dei decisori politici agli interventi di sostegno ai più piccoli, all'infanzia e all'adolescenza, perché le persone di minore età. Non sono considerate persone, ce ne accorgiamo appunto quando poi eh, prendono in mano una pistola e cominciano a esprimere il loro disagio, perché questi sono dei chiari acting out. Nessun ragazzo sano finisce in una deriva criminale e, e, e si impone all'attenzione dei media. Questo è quello che sta succedendo, si sta manifestando quello che è stato voluto. Dottore Sercoli, la droga, Roma sta tornando nelle prime pagine dei giornali per lo spaccio nelle periferie di droga e gli ultimi episodi, sparatorie, purtroppo uccisioni di giovani, si riconducono a questo tema. E anche lì eh, diciamo intanto c'è un problema molto concreto che è quello eh, del disagio economico. Noi abbiamo chiuso proprio a dicembre un progetto che ha coinvolto eh, 300 nuclei familiari, circa 400 ragazzi tra i 6 e i 14 anni e li sei dichiarato da questi nuclei in cui c'è comunque un'occupazione lavorativa nella maggior parte dei casi è inferiore a 5800 euro l'anno. E se io non faccio altro che propagandare un mondo di successo, un mondo di forza, dove conta la firma, l'abbigliamento, la macchina, la potenza, è, è ovvio che un ragazzo che appartiene a uno di questi nuclei si vada a cercare un profitto più facile di quello del lavoro, anche perché il lavoro non dà un eh, reddito sufficiente ad uscire dalla miseria. 5.800 euro l'anno sono una condizione di miseria. Quindi c'è anche una responsabilità nei modelli proposti, nei modelli di successo, nei modelli milionari, in quei modelli in cui la ricchezza viene esibita e che come, come riferimento, come riferimento culturale. Dottoressa Ercoli, ci sono ascoltatori che ci stanno seguendo in Facebook. Salutiamo Maria Teresa, Marianna, Maria Bruna, Salvatore e tanti altri, Rossella, eccetera, chi ci scrive poi al 3351243722, Filomena, Mario e tanti altri, voi avete nelle periferie romane anche un ambulatorio. Ora, molti non credono forse al fatto che all'inizio del terzo millennio in una grande città come Roma, una grande metropoli, ci siano persone che ancora, per esempio, nelle periferie romane hanno problemi di nutrizione, i giovani in particolare. Sì, sì, è uno dei nostri progetti è proprio quello del sostegno nutrizionale. Eh, ma... Vedete anche la cultura. Che cioè, cosa un... significa? Eh... Nutrizionale significa che questi ragazzi non hanno garantito un pasto regolare al giorno. Questo succede nelle periferie romane. Questo succede nelle periferie romane. Non solo non hanno un pasto regolare alcune... garantito al giorno, ma non hanno i componenti nutrizionali utili al loro sviluppo. Il latte non c'è, lo yogurt non c'è, la frutta non c'è, la verdura non c'è. Ma questo perché? Per perché c'è una ragione di costi e una ragione anche di... Eh assenza di caregiver nella preparazione dei pasti perché se il padre e la madre non hanno un lavoro sufficiente, per questo io partivo dal reddito, è chiaro che cercano con ogni modo di arrivare no? arrancando a, almeno la metà del mese. Noi abbiamo famiglie italiane che non arrivano alla metà del mese. Questo significa che non c'è un'adeguata eh, alimentazione e si va su cibi meno costosi, ricchi di grassi e, e mancano i nutrienti adeguati a, a un sano sviluppo. Questo in quali quartieri romani, dottore Sercoli? Allora le aree, le aree che noi riceviamo, che sono quelle della periferia sud-est di Roma, arrivano fino a Finocchio, Borghesiana, eh, ma no, noi facciamo interventi di strada anche nei pressi di cerveteri, eh, ne, <ride> accanto all'Olgiata. quindi il problema della povertà direi che non è più soltanto un un problema di Torbella Monaca sta crescendo in tutta la città, in periferia ancora più forte, è evidente. Lei, dottoressa Ercoli, come è ricordato, è un medico, si occupa anche di malattie infettive e questo ha una ricaduta poi anche sulla cura della salute della persona. Beh, recentemente ho dovuto fare diagnosi di empiema tubercolare a un ragazzo di 14 anni. E io ho ancora impressi gli occhi terrorizzati della madre perché questo ragazzo era febbricolare dimagriva, deperiva a vista d'occhio e mettendo il fonendoscopio sul, sul suo torace ho capito il disastro e, e, e chiaramente poi andando a fare un recall nutrizionale né proteine né vitamine erano presenti nell'orizzonte alimentare di questo ragazzo purtroppo questo però non è un caso isolato Volevo dire solo brevemente una cosa. Noi abbiamo proposto, per far capire la dimensione del problema e la responsabilità e le responsabilità, abbiamo organizzato una gita al centro di Roma alla fine del mese di dicembre. Quando poi l'amministrazione è venuta a parlare con i bambini, un bambino ha detto Sono stato al centro di Roma per la prima volta. Le madri non avevano mai visto il Colosseo. Questo secondo me, anche se sembra paradossale, è molto più grave della mancanza del latte. È un tema culturale. Tra l'altro, voi siete impegnati anche come fonte di Ismaele nella riabilitazione di giovani che escono dal carcere per eh, diciamo, un riadattamento sociale. Ecco, anche da questo punto di vista, che poi è un tema eh, strettamente collegato al disagio eh, delle periferie, come state... Agendo. Abbiamo già accolto i primi ragazzi, li abbiamo incontrati. Avete un accordo tra l'altro? Abbiamo un questo. accordo con il Dipartimento di Giustizia Minorile e, e diciamo quello che noi offriamo è un percorso sia di eh, lavori di pubblica utilità ma anche di cura del ragazzo perché l'azione criminale, la devianza criminale purtroppo si basa su delle storie di vita in cui interventi precoci diciamo, avrebbero potuto sicuramente mh, deviare l'asse di riferimento del ragazzo. Eh, noi non possiamo più pensare solamente a una cura della persona, dobbiamo fare una cura della comunità, una cura dei contesti di vita dei ragazzi andando a ridurre modelli che incentivano la logica della forza e della devianza, a partire da quello che gira sui social, da quello che viene trasmesso nei programmi televisivi che hanno responsabilità enormi in questa direzione, enormi, quasi a dire che il modello criminale è un modello che possa affascinare. No, assolutamente no, perché Do i ragazzi non riescono poi più a distinguere. Dottore Sercoli, Maria Paola, tra i tanti che scrive su Facebook, ci dice tutto vero quello che lei prima ci riferiva della mancanza di latte del, nelle periferie romane. Siamo in conclusione di questa uh, radiovisione e lei ci ha tratteggiato una realtà della periferia romana che io immagino non diversa da Milano da altre a Napoli, cioè delle grandi città del nord e del centro e del sud. Perché siamo ridotti a questo? Cioè perché forse la situazione è migliore delle periferie di Parigi, di Londra e di tante altre città europee. Ma certamente quello che lei ci racconta, e lei lavora in questo settore da un punto di vista umano e professionale, perché le istituzioni non riescono a aiutare queste realtà? Spesso sono le parrocchie che suppliscono le istituzioni in tante realtà periferiche delle grandi città. Questo ce lo dobbiamo dire anche come laici. La Chiesa spesso fa da supplente al, alle istituzioni locali che in certe zone delle grandi città non ci sono. Mi dispiace, dirò una cosa impopolare, ahimè, ma perché abbiamo distrutto la famiglia e l'abbiamo distrutta a partire dall'istituzione della legge sul divorzio che è stato eh, l'inizio del disfacimento dell'unico ambito che poteva fare da collante. Lo abbiamo proprio distrutto culturalmente. E infatti, eh, purtroppo andando a ritroso, in moltissimi casi eh, di questi ragazzi che deviano ci sono storie di fratture relazionali familiari. E questa è una prima motivazione. Per quanto riguarda le parrocchie, un invito. Eh, cominciamo a ripensare alla preevangelizzazione. Cosa intendo? La maggior parte dei nostri bambini non viene da aree cattoliche, da famiglie cattoliche, ma sono bambini che non hanno ambienti dove è garantita una sana crescita. Ecco, le parrocchie devono riaprire i propri spazi, non pensando soltanto alla catechesi e all'evangelizzazione, ma a una pre attraverso dei servizi ai bambini. Questo potrebbe essere un formidabile contributo al recupero di contesti relazionali e non solo educativi, dove i bambini possono sperimentare relazioni. Di comunità che vicariano quelle che purtroppo la famiglia non è più in grado di dare e lo Dottoressa, dobbiamo dire senza ipocrisia. Dottoressa, chiudiamo con una domanda di un'ascoltatrice, Carlotta Spoletini. Quello che preoccupa è l'espansione di questo disagio sociale che temo possa, se non si pongono ripari, espandersi anche in altri quartieri più centralizzati immagino di Roma, comunque delle grandi città. No, 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 ma è, questo è, è sicuro. <ride> questo, noi ci stiamo trasformando in una grande metropoli, diciamo, ecco, delle periferie del, del, del sud del mondo, dove la povertà si marginalizza all'esterno del centro e, e poi cala all'improvviso eh, la notte. E, e, Povero il malcapitato che gli capita tra le mani. Dottore Sercoli, a chiudere, qual è la preoccupazione maggiore che lei ha lavorando nelle periferie romane? Cioè, qual è il problema maggiore? Abbiamo prima letto della criminalità, della droga. Qual è il problema maggiore delle periferie di Roma? Che siamo arrivati tardi. E ci vorranno almeno vent'anni per recuperare questo disastro e ci dobbiamo preparare a una crescita del fenomeno, eh, che non sarà assolutamente facile arginare e che la repressione non sarà sufficiente a contenere. Grazie alla dottoressa Lucia Ercoli, grazie per questa radiovisione, direttore scientifico dell'Istituto di Medicina Solidale e anche responsabile di Fonte di Ismaele a Roma. Noi ci fermiamo qui amici ascoltatori per la nostra radiovisione, l'appuntamento è per domani, noi torniamo ora con un brano musicale a riprendere le nostre trasmissioni radio su Radio Vaticana. Grazie e ancora buona giornata.